In questi anni Giorgio Parisi è intervenuto spesso nel dibattito pubblico sui temi dell'istruzione e della ricerca. Nel 2016, con una lettera alla rivista Nature, lo scienziato romano, premiato ieri con il Nobel, fu tra i promotori di una petizione perché i governi europei, e quello italiano in particolare, mantenessero i finanziamenti alla ricerca oltre il livello di sussistenza. Più recentemente Parisi è stato tra i firmatari del piano Amaldi, che chiedeva di inserire nel PNRR uno stanziamento straordinario di 15 miliardi con il reclutamento di 25.000 nuovi ricercatori. Sono temi di cui si torna a discutere in questi giorni grazie a un testo di radicale contestazione dell'attuale sistema di rapporti tra la ricerca pubblica e il mondo delle imprese. Lo ha scritto Massimo Florio, che insegna Scienza delle Finanze a Milano, e lo pubblica La Terza con il titolo La privatizzazione della conoscenza. Ricorda Florio che secondo stime dell'UNESCO ci sono nel mondo quasi 8 milioni di ricercatori. La maggior parte di loro lavora nelle università e in altre istituzioni pubbliche o no profit. Ogni anno vengono prodotti milioni di articoli pubblicati su decine di migliaia di riviste scientifiche. A questo patrimonio attingono le imprese, con il paradosso per cui ciò che a monte nasce come bene pubblico finanziato dalla collettività viene privatizzato a valle. Le imprese private fanno naturalmente il loro mestiere, che è fare soldi per gli investitori. Spetterebbe però agli stati, osserva Florio, arginare oligopoli, rendite e disuguaglianze, creando grandi imprese pubbliche sovranazionali in grado di far prevalere l'interesse generale, nel campo ad esempio dell'innovazione biomedica, della transizione ecologica, del governo dei big data. È il contrario delle privatizzazioni, l'ideologia che ha causato molti degli attuali disastri. Qui il dibattito.